can fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ、かぼけられた地球が起こって、火山を爆発させる、飛行みたいね、チャラヘチャラ、何が起きても気分はヘノヘノカッパ、チャラヘチャラ、胸がパチパチするほど騒ぐ元気が、チャラヘチャラ、sono già passati 5 anni da quando alla finale del torneo internazionale di arti marziali Goku mandò in fumo il piano disegnato da Junior per vendicare la scomparsa del padre, il terribile Al Satan. Cos'è questa forza che si sta avvicinando? Deve essere lui! Certo, Goku! Tu non sei caro! No, ma tu chi sei? Parla, che cosa vuoi da me? Da te non voglio proprio niente. Dimmi allora, perché sei venuto? Stai rischiando. Sembri piuttosto sicuro di te. Bene, livello di combattimento 322. Certo, sei sopra la media. Comunque non puoi farcela contro di me, è sicuro. Beh, questo lo dici tu. Tu non sai chi sono io. Forza, fatti sotto se hai il coraggio. Lascia perdere. Adesso gliela do io una bella lezione a questo colosso. Ah, prendi questo! Hai sollevato un sacco di polvere per niente. Bene, adesso tocca a me. Ti faccio vedere subito quello che so fare. Il mio rilevatore ha localizzato un altro combattente. Eccoci, quella è l'isola del genio. Yuhu! Goku! Salve! Scusa, ma chi è quel bambino? Non dirmi che ti sei messo a fare il babysitter adesso. Lui è mio figlio. Proprio così. Che cos'è? Che cos'è? Zitti! Sento che c'è qualcuno che viene da questa parte. È qualcuno che ha poteri a dir poco straordinari. Eccolo! Senti, si può sapere chi diamine sei? Vuoi dirmi il tuo nome? Sei ridotto peggio di quanto pensassi. Hai dimenticato proprio tu. Ma non importa, ti faccio ritornare io. Da questo momento dovrai recuperare tutto il tempo perduto e lavorare sodo per noi. Sei nato sul pianeta Vegeta, sei un Saiyan. E i Saiyan sono i combattenti più valorosi e potenti dell'intero universo. E se proprio vuoi saperlo, io sono Radish, tuo fratello maggiore. Sei un pazzo furioso! Tu non vuoi venire? Non mi dai altra scelta. Non mi resta che portare via con me il tuo adorato figliolo. Avvicinati e te la vedrai con me! Smettila, non mi fai paura. Io sono molto più forte di te. E se vuoi posso anche dimostrartelo immediatamente. Preso! Ascoltami bene. Adesso tuo figlio viene con me. Se lo vuoi rivedere, devi solamente fare tutto quello che ti ordino io. Ci vediamo! Ricordati, hai tempo fino a domani! Pupo, salvami, ti prego! La coda! Eh? Ho trovato! Se riesco a tirargli la coda, lui perderà i suoi poteri! Almeno succedeva sempre così a me! Radish diventerà un agnello! Sì, forse hai ragione.
Scusa, ma come farai a tirargliela? Quello non starà certo ad aspettare che tu gliela prenda. Lo so anch'io, per questo mi serve aiuto. Va bene, puoi contare su di noi, ragazzo. Cosa? Purtroppo Yamko e Tenzing non sono reperibili, peccato. Già, ci siamo solo noi, ma se uniamo le forze ce la possiamo fare. Lo spero almeno, anche se non ne sono tanto sicura. Non ce la farete mai! Ah? Junior! Ma che cosa ci fai qui? Come hai fatto a trovarci? Semplicemente seguendo quel guerriero. Perché? Hai avuto l'onore di conoscerlo anche tu? Sfortunatamente sì. E ti dico che non ce la farai mai, se andrai solo con quei due. Perciò ho deciso che mi unirò a te, Goku. Di certo avrai capito quant'è pericoloso e potente quel mostro. Né tu né io da soli potremo mai farcela contro di lui. Però, se decidessimo di unire le forze, forse potremmo anche vincere alla fine. Che ne pensi? Scusa, ma mi dici come mai vuoi schierarti dalla mia parte? Non fraintendermi, Goku, ma l'ultima cosa che mi interessa è mantenere la pace su questo pianeta. E di tuo figlio non mi importa nulla. Però quell'intruso rischia di mandare a monte il mio piano di conquista della Terra. E quando saremo riusciti a sbarazzarci di lui e di quelli che come lui sono sopravvissuti, io ti eliminerò e finalmente diventerò il padrone del pianeta. Non ho dimenticato il motivo per cui sono nato. Ma io te l'impedirò. Ti impedirò di eliminarmi e conquistare la Terra, ma per ora mi serve il tuo aiuto. D'accordo, faremo una tregua per questa missione, va bene? Per me va bene. Anche se non sarà piacevole. L'odio che c'è fra di noi non è cancellato, è solo accantonato per un po'. Ci siamo quasi! Scendiamo e avviciniamoci al bersaglio! Niente affatto! Meglio tenerci a distanza! Quello ha uno strano dispositivo sull'occhio! Riesce a localizzare la posizione e il livello di combattimento del nemico! È meglio non rischiare! Urca! Allora saprà già che stiamo arrivando! Mi dispiace dirlo, ma temo di sì! A questo punto non ci resta che sferrare un attacco frontale! Guarda, guarda! Chi è venuto a farmi visita? Come hai fatto a trovarmi? Non sono affari tuoi! Che gentile! Allora ti faccio un'altra domanda, fratellino. Qual buon vento ti ha portato qui da me? Che domanda! Sono venuto a riprendere mio figlio! Mi stai forse dicendo che non hai alcuna intenzione di unirti ai Saiyan e che hai deciso di ripudiare le tue origini? Vedo che cominci a capire! Non vuoi fare contento il tuo fratellone? Finiscila, io non ho nessun fratellone! Sai, Karot, pensavo che fossi più intelligente. Evidentemente mi sono sbagliato. Sono profondamente deluso, fratellino. Profondamente. Direi che adesso sono pronto a combattere. Possiamo cominciare. Anche Karot ha aumentato il suo livello. Pensate davvero di essere più forti, poveri illusi? Come? Ah, mi fate proprio ridere. Solo due stupidi come voi potevano affrontarmi così. Non avete ancora capito chi è il più forte? Non sempre sono i più forti a vincere. Te l'ha mai detto nessuno? Ci vuole anche cervello, e tanto! Ah, quante banalità mi tocca sentire. Karot, non voglio più che ti unisca a noi Saiyan, non ci servi più. Per noi saresti soltanto una spina nel fianco. Sei il disonore della famiglia, per questo devi sparire! Voglio svelarvi un segreto prima di farvi fuori. Per vostra informazione, sappiate che gli altri due guerrieri Saiyan sopravvissuti all'esplosione sono molto più forti di me. Ah sì? Che vi prende? Avete smesso di attaccare? Dove è finito il vostro spirito combattivo? Ehi, Goku, non hai nessun asso nella manica da sfoderare. Sarebbe il momento giusto. Davvero spiacente, ma non ne ho neanche uno. Dovevo immaginarlo.
Per fortuna che ci ho pensato io a inventare qualcosa di nuovo. È inutile che vi sbigliate. Non troverete niente da usare contro di me. È meglio che vi prepariate. È giunta la vostra ora. Ma tu hai sentito quello che ha detto? Avanti, Junior, fagli vedere la tua nuova mossa. Con piacere. L'unico problema è che ho bisogno di un po' di tempo per concentrarmi. Intanto dovresti cercare di distrarlo, di tenerlo occupato. Pensi di potercela fare? Certamente, ma sei sicuro che il piano funzioni? È quello che spero, perché altrimenti non so più che cosa inventare per eliminarlo. Sarà un peccato farlo fuori, avrebbe potuto farti sparire. Senti un po', Junior, sei veramente sicuro di volermi aiutare? Non posso fare diversamente, ma dopo di lui verrà il tuo turno. Questo lo vedremo. Ti do un consiglio, se fossi in te non riderei tanto. Cosa hanno da ridere? Beh, fra poco piangeranno. Va bene, Junior, mi fido di te. Farò come dici, lo terrò occupato per un po'. Adesso fagli vedere chi sei. Certo. Ti restituisco subito il favore, sei pronto? Sono pronto, cannone speciale! Ci sei cascato come un pollo, del resto me l'immaginavo, non sei degno di essere un Saiyan! Sei sleale! No, sono solo diverso da te, io sono un combattente con la C maiuscola, il mio scopo è il risultato, sono disposto a fare qualunque cosa pur di vincere! E adesso vedrai che te lo dimostrerò! Lasciami andare! Come hai fatto a riprenderti? Scusa se ti ho fatto aspettare! Sei pronto, Goku? Vai! Cannone speciale! Mi hai colpito! Kiseki no hono yo, moe agare yo, kimi no kokoro ni.